Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un servizio che esiste già da un po' di tempo, non è nuovo, quindi magari molti di voi già lo conoscono o altri non lo conoscono e quindi lo conoscono oggi. Il servizio si chiama Together Price, un sito internet che ci permette ragazzi di risparmiare parecchi soldi sui servizi in abbonamento che già abbiamo o che magari vogliamo attivare. È totalmente legale, la parte bella ragazzi è proprio questa, che è legale, quindi si risparmia legalmente senza fare cose a livello pirata, ma avere comunque un servizio spendendo poco, anche perché la pirateria sta diventando sempre più difficile e soprattutto sempre più rischiosa. Quindi un servizio del genere, secondo me, al giorno d'oggi attualmente ci viene incontro e sicuramente ci dà una mano ad avere dei servizi risparmiando. Questo sito, che si chiama Together Price, ci mette a disposizione diciamo degli abbonamenti a Netflix, a Spotify, a Apple Music, Xbox Live, cioè ragazzi veramente a tantissimi tipi di abbonamento. Visto che questi servizi danno la possibilità di avere una condivisione multipla, quindi a fare abbonamenti multipli, questo Together Price cosa fa? Ci dà la possibilità di avere altri utenti che si abbonino al nostro abbonamento o di essere noi a diventare degli abbonati insieme ad altri utenti, quindi a fare questi abbonamenti multipli che queste piattaforme comunque ci danno legalmente e ci danno disponibili da fare, ma senza che dobbiamo noi cercare qualcuno o convincere qualcuno a fare questi abbonamenti con noi per avere un prezzo più basso. Quindi fa tutto questo portale che ci dà questa possibilità, in più gestisce la parte economica, nel senso che ovviamente abbiamo la possibilità di diventare noi degli admin, quindi essere proprietari di un gruppo, quindi condividere il nostro abbonamento, o essere dei joiner, quindi essere noi che entriamo a far parte di un abbonamento condiviso da qualcun altro. Però la cosa bella in tutto questo è che la parte economica è tutta gestita da Together Price, quindi noi pagheremo la nostra quota se entriamo come joiner e poi sarà Together Price a girarla verso al creatore dell'abbonamento, o meglio al gestore di quell'abbonamento, mentre se siamo degli admin sarà sempre Together Price che andrà a prelevare i soldi da chi è entrato nel nostro abbonamento e poi li girerà a noi. Ovviamente in tutto questo Together Price ha una percentuale, una piccola percentuale di guadagno, perché sennò nessuno fa niente gratis ovviamente. Però la cosa bella è che non dobbiamo andare noi a trovare e a chiedere soldi, perché comunque innanzitutto è già difficile magari trovare chi vuole fare un abbonamento e anche ogni mese andare a dire guarda che mi devi dare i 3 euro, 4 euro dell'abbonamento, e quindi diventa anche una cosa fastidiosa. Quindi qua è gestito tutto da Together Price e alla fine è contento sia chi condivide l'abbonamento che chi fa parte della condivisione. Adesso gli diamo un'occhiata da vicino per farvi capire com'è il sito, che secondo me ragazzi è veramente interessante. Però ragazzi ovviamente bisogna stare attenti alle regole o meglio alle condizioni di utilizzo di ogni servizio, perché Together Price, essendo una cosa totalmente legale, diciamo che se diciamo Spotify, che ha la condivisione tra familiari, perché comunque uno può usare questa funzione anche per condividerla tra familiari, parenti, amici, per evitare proprio il discorso di andare a chiedere soldi, quindi avere un diciamo una cosa più semplificata anche a livello della gestione economica. Però se è un abbonamento tipo Spotify che è a condivisione familiare, io potrei condividerlo lo stesso su Together Price, come ce ne sono tanti, però diciamo che Spotify potrebbe andare a bloccare quell'abbonamento, quindi se io faccio parte di quell'abbonamento mi troverò l'abbonamento bloccato anche io, perché comunque se Spotify si accorge che io non sono un familiare, e quindi l'abbonamento mi viene bloccato, mentre altri servizi danno proprio la possibilità di servizi multipli indipendentemente che siano parenti o familiari o via dicendo. Quindi diciamo che questa è un po' la cosa, la differenza che bisogna guardare tra un servizio e l'altro. Poi ragazzi ve l'ho detto, potete fare anche, cioè ci sono Spotify, c'è Netflix, ci sono tutti, però ogni servizio ha le sue condizioni di utilizzo che uno può rispettare o meno, però deve essere consapevole che magari se quel servizio si accorge che è un servizio per familiari, poi non è un familiare quello che lo condivide o meno, può essere bloccato quel servizio. Quindi ragazzi, allora posso entrare in un gruppo e vedete ragazzi quanti gruppi
ci sono. Cioè, ragazzi, vedete, c'è Netflix Premium offerto da questo ragazzo che a 4,99 al mese posso utilizzare Netflix Premium. C'è 3 di 4 posti disponibili, stessa cosa Office. Vi faccio vedere, io vi parlo, poi li state leggendo anche voi. Now TV, Google Play Music, DAZN, Now TV ancora, Amazon Prime Video, Infinity. Cioè, ragazzi, veramente ce n'è di tutti e di più, quindi veramente sono tanti ormai al giorno d'oggi gli abbonamenti di questi servizi che danno la possibilità di avere abbonamenti multipli, Quindi ragazzi, questo è se si vuole entrare in un gruppo. Mentre se andiamo a guardare la parte del creatore di un gruppo, a questo punto, ragazzi, vedete, posso andare a selezionare il servizio che voglio condividere, di cui ho un abbonamento multiplo, e lo voglio condividere perché magari ho già 3 amici che magari non sono neanche su Together, quindi mi è rimasto un abbonamento libero e non trovo nessuno, e lo posso andare quindi a cercare un'ultima persona per condividere quell'abbonamento, quindi vado a completare le persone che utilizzano il mio abbonamento per risparmiare tutti tanto, ragazzi, perché comunque si risparmia veramente tanto con questi abbonamenti multipli. E in più Together Price cosa fa? Valuta, dà delle valutazioni agli utenti, cioè a chi crea il gruppo viene data una valutazione in base al tempo da cui è iscritto a Together Price, dal tempo che condivide un suo abbonamento, quindi quella valutazione, per dire, è un po' come il feedback di eBay e vi dicendo, quindi se hai un feedback buono sei comunque un utente valido, e quindi essere uno che si abbona nel tuo abbonamento non mi dà nessun problema, o si presuppone che non mi dia tra virgolette fregature. In tutto questo, ragazzi, per prelevare i soldi, se siamo dei admin, quindi quando avremo un certo numero di soldi sul nostro portafoglio virtuale, potremo trasferire sul nostro conto corrente, quindi col nostro IBAN della nostra banca, trasferiamo la somma che ci viene accumulata dai vari pagamenti degli abbonati che si abbonano al nostro abbonamento. Mentre se siamo dei joiner, basta avere anche una carta prepagata e fare il pagamento mensile dell'abbonamento. Quindi, ragazzi, veramente è tutto semplice, tutto gestito benissimo da Together Price. E io, ragazzi, ve lo consiglio, poi lo provate, tanto non ha un abbonamento, cioè nel senso che uno paga l'abbonamento di quel servizio, poi se non si trova bene non lo fa più, ha pagato, che ne so, 3,50 per Spotify, 4 euro per Netflix, lo provi, non ti va bene, fine. Tanto basta solo registrarsi, anzi si può usare un account Google, quindi si salta proprio anche la registrazione, un account Facebook, quindi si salta la registrazione, o se no si fa la registrazione completa con tutti i dati e vi dicendo, e si entra subito nel servizio, nel portale Together Price. Quindi, ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questo servizio di questo portale, che veramente soprattutto al giorno d'oggi, quando avere certi servizi sta diventando complicato averli in maniera alternativa, soprattutto totalmente gratuita, meglio pagare qualcosa e non rischiare praticamente niente, perché è tutto legale, si paga poco euro, ma sia comunque un servizio legale. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un volo. Ciao.